In questa prima domenica di Avvento, le letture in genere, il Vangelo in particolare, ci presentano il tema della vigilanza. State attenti, vigilate, perché non sapete quando verrà la vostra ora, quando il padrone potrà tornare. La parabola del Vangelo è molto suggestiva, rappresenta questi servi che se ne stanno in casa con un senso di libertà, perché il padrone non è lì a controllarli, ma devono pensare che il padrone potrebbe tornare in qualsiasi momento e quindi deve trovarli in una situazione consona. Evidentemente questo messaggio, cristianamente parlando, è sempre stato interpretato come un appello alla vigilanza nelle cose della nostra vita, a non addormentarsi, a non vivere come se Dio non esistesse, come se il giudizio non potesse arrivare da un momento all'altro e pensare che questo può arrivare davvero da un momento all'altro. In tempi passati questo appello ad una vigilanza così accorato veniva rilanciato da un punto di vista pedagogico, dal punto di vista educativo, attraverso il cosiddetto memento mori, ricordati che devi morire, che in qualche modo suona un po' lugubre, ma il fatto di ricordare quotidianamente che la nostra vita terrena non è senza fine ti aiuta a pensare che non è saggio viverla come se fosse senza fine, perché non è vero, perché banalmente non è vero, ma la tentazione è presente. Dal punto di vista sempre educativo vorrei provare a sostituire il tradizionale memento mori, ricordati che deve morire, che comunque ha una sua funzione, con una altra fictio mentis, che è quella proposta da Sant'Ignazio di Loyola, il quale dice alla persona che sta facendo gli esercizi spirituali, dice: ma se devi prendere una decisione moralmente significativa, prima di decidere cosa fare, fatti tre domande. La prima domanda: cosa consiglieresti al tuo migliore amico? Perché spesso, è come dire, siamo più saggi nel dispensare consigli agli altri che nell'assumere decisioni per noi stessi. Seconda domanda: che cosa faresti se fossi in punto di morte? Intanto si dice anche nel linguaggio parlato: ah, fosse l'ultima cosa che faccio? E Sant'Ignazio direbbe: proprio, se fosse l'ultima cosa che fai, che cosa faresti? Terza domanda: che cosa vorresti aver fatto se ti trovassi davanti al tribunale di Dio? Ecco, il fatto di farsi seriamente queste tre domande le volte che dobbiamo assumere una decisione moralmente significativa e corriamo il rischio di dimenticare che la nostra vita terrena non è eterna, può essere un buon consiglio di tipo pedagogico da utilizzare per noi stessi e per le persone che ci sono affidate.